Cognome? Rossi. Rossi. Nome? Graziano. Valentino. Professione? Pilota di moto. Libero professionista. Contento di fare questa intervista? Assolutamente sì. Sì, abbastanza. Saluta l'altro Rossi. Ciao Vale. Ciao Graziano, come stai? Tutto a posto? A proposito, chi è il vero Rossi? Lui. Beh, direi lui. A 28 anni, chi era il più bello? Lui. Boh, forse io. Simpatico? Assolutamente lui. Non lo so, lui. Secondo te, chi ha detto lui? Lui ha detto lui. Lui è sicuro di essere lui. Il più furbo? Io. Lui. Il più diplomatico? Io. Lui. Il più particolare? Lui. Io sono solo il più grande, io sono solo il più anziano. Un pregio di Vale? È un ragazzo divertente. Veloce. Un difetto di Vale? Non è tanto affidabile. Quando c'è? Veloce quando c'è. Un pregio del Grazia? Fantasioso. Ci sono sempre io invece. Un difetto del Grazia? Piano, io vado piano però. Troppo puntuale. Cosa ruberesti all'altro? Mi sarebbe piaciuto avere i capelli lunghi come lui alla sua età. Gli occhi, il colore degli occhi. Veniamo alle moto. Sembra scontato, ma chi è il più forte dei Rossi? Penso io. Assolutamente io. Nelle curve destre? Lui. Nelle curve destra io. Nelle curve sinistre? Nelle curve sinistra forse lui. Io giro meglio a sinistra. Nei curvoni? Io. Nei curvoni con lui è fatica a misurarsi, perché lui è presuntuoso. Nei tornantini? Lui. Nei tornantini vado più forte io, col freno a mano. In staccata? Io. In staccata lui è un asso, è il maestro della staccata, lui. Vale nel mondiale 500 degli anni 80? Ma secondo me potevo fare bene, ma io non è che ero più veloce di Graziano, però portavo a casa più risultati di lui. Se si imbatteva con me in certe gare poteva essere un po' un problema, ma se no avrebbe fatto gli stessi risultati, sai? Il Grazia nelle MotoGP di adesso? Potrebbe essere veloce. Sì, uguale come quella volta, non avrei combinato niente, nemmeno adesso. Sulle auto ci sarebbe sfida? Sulle auto si è stata svariate volte la sfida. Sulle auto c'è stata sfida fino a quando io avevo 20.000 km di esperienza e lui 150, ce la giocavamo ancora. Dopo non c'è stata più sfida. Ti diamo la possibilità di tornare a 15 anni, rifaresti il pilota di moto o di auto? Rifarei il pilota di moto perché con le auto non so se sarei stato altrettanto forte. Di moto. L'esperienza più bella? L'esperienza più bella, la prima gara a Vallelunga con una Benelli 250. Tante, quando andavamo le prime volte che andavamo alla cava, che Graziano ci portava e avevamo 14-15 anni. Il ricordo più fastidioso? Quando a Imola il dottor Costa ha detto che forse ero morto. Io di solito le cose fastidiose me le dimentico. Con una macchina del tempo, c'è una cosa che rifaresti diversamente? Non cadrei a Valencia all'ultima gara del 2006. Mi plasmerei in modo diverso, mi farei più furbo, perché con questa testa qui rifarei esattamente le stesse cose di sempre. La cosa più bella che ti hanno detto? Che sono bello. Non mi ricordo. La cosa più strana? Una volta in un bar mi hanno detto che uno era lì e mi ha detto che se avesse la moto come la mia mi darebbe paga. Non mi ricordo. Qualcosa che non ti ha mai detto nessuno e che ti sarebbe piaciuto? Sei bello. Non lo so. Cosa odi di più? L'ipocrisia. Mi dà fastidio quando sono in ritardo, cioè quasi sempre. Cosa ti piace di più? Andare in moto. La sincerità. In un mondo senza motore cosa ti piacerebbe fare? Stare con molte ragazze insieme. Lo sciatore. Se ti dico bretelle? Penso a Graziano. Le ho. Le ho. Se ti dico codino? Quando penso a Graziano che se l'è tagliato per il mondiale della 500. No, non ho più i capelli lunghi, non... Se ti dico Volvo bianco? Mi viene in mente il telefono arancione. Ho avuto una Volvo bianca, ma ne ho una anche adesso. Quella di adesso non ho il telefono però. E se ti dico telefono arancione? Mi viene in mente la Volvo bianca. Quello era sopra il volante, bellissimo era.
Se ti dico gallina e guinzaglio, è guinzaglio. La Cristina è una cara amica di gioventù. L'ho solo sentito dire perché non c'ero, però deve essere stato divertente. Se ti dico puntualità, Mi viene in mente Valentino, l'uomo più puntuale. Lui, il problema è che io sono in ritardo, ma lui è più che puntuale, è in anticipo, quindi sui tempi ci siamo sempre beccati poco. Credi che l'altro abbia riso? Sì. Sì, penso proprio di sì. Cosa cambiereste al Grazia? Non saprei, secondo me va bene così. Sarebbe troppo lunga, niente, sai, è meglio così, non sarebbe troppo lunga. Ti do 5 secondi di tempo, riesci a esprimere 3 desideri? Tre desideri, venire alla cava ancora per 10 anni e continuare a correre ancora per 10 anni e un po' più figa alla cava. Adesso che abbiamo finito ti rifaccio la domanda, sei contento di aver fatto questa intervista? Assolutamente sì. Saluta l'altro Rossi. Ciao, grazie.